Buongiorno a tutte, a tutti. Nella grande opportunità che ho oggi di essere qua, ho pensato che forse l'unico punto da cui potevo partire era quello legato alla mia infanzia e alle cose che mi hanno fatto diventare quella persona adulta che sono. Nel 2000 io avevo 9 anni e c'erano tre cose che attiravano tantissimo la mia attenzione. La prima sono stati i libri. Poi c'è sempre stato mio padre adottivo che la sera leggeva il giornale partendo dal fondo. E poi c'erano le pubblicità, però le pubblicità che mi piacevano erano quelle che erano fuori dall'orario dei cartoni animati. I libri perché? Perché io arrivo da un paese minuscolo della Bassa Bresciana ed era un paese con una biblioteca ancora più piccola e avevo fatto amicizia con il bibliotecario che mi ha insegnato a apprezzare i libri, però appunto essendo una biblioteca molto piccola a un certo punto i libri per bambini, i libri per ragazzi sono finiti ed è stata la persona che mi ha introdotto il mondo delle librerie, i posti dove i libri si potevano comprare e dove i libri potevano essere all'infinito, e per me è stata una delle cose più straordinarie della mia infanzia e questa cosa mi ha letteralmente salvato, perché le storie, esattamente come ci insegna questo posto, sono una delle cose che possono permetterci di andare lontano e di poter spaziare, no? Con la fantasia. Mio padre adottivo è stato molto, molto importante perché è sempre stata una persona di poche parole, però le poche risposte che mi dava erano sempre qualcosa che è riuscito a sedimentare dentro di me e a trovare poi delle motivazioni o anche semplicemente delle spiegazioni negli anni. E quando gli chiesi perché leggessi il giornale partendo dal fondo, mi diede una risposta, però ci ho impiegato tantissimo tempo per poterla capire, per poterla afferrare veramente. E infine le pubblicità, perché le pubblicità erano i miei film personali, le pubblicità sono state le prime cose che mi hanno insegnato a desiderare. Il desiderio è stata una cosa nella mia infanzia potentissima, è stata una cosa che mi ha causato tantissime emozioni, tantissimi sentimenti contrastanti, ma mi ha anche imparato, mi ha anche insegnato a vedere qual era la mia differenza rispetto agli altri, no? Rispetto ai compagni di classe, rispetto alle possibilità economiche, rispetto alla situazione sociale che c'era nel mio paese e che c'era un po' anche nel mondo che abitavo. E queste tre cose mi hanno un po' inseguita nella mia crescita. Io mi chiamo Esperanza Cuzumana, ho 30 anni, sono una scrittrice, sono una speaker radiofonica e sono un'attivista culturale. Attivista culturale lo intendo come un termine molto bello, perché io tramite i libri sono riuscita e riesco tutt'oggi a spiegarmi e a raccontare certe sensazioni, ma certe dinamiche che là fuori nel mondo sono difficilissime da spiegare. Si parlava prima di ascolto e l'unico modo in cui almeno io personalmente sono riuscita a trovare per farmi ascoltare è stato questo, raccontare dei libri e raccontare come i libri, uno, mi abbiano fatto sentire ovviamente meno sola, ma due, mi abbiano dato le parole per poter descrivere la frustrazione, la paura, la solitudine, ma anche la bellezza, la gioia, la felicità, l'amore, che sono delle cose bellissime. E fare attivismo in questo modo, ma anche scendendo in piazza, anche cercando di far sentire la mia voce, è sempre stata una cosa estremamente difficile e lo è stata sin dal primo momento in cui ho capito che non potevo continuare a restare nella mia stanzetta a leggere i libri che volevo, ma fuori il mondo, anzi, questo paese, l'Italia, mi chiedeva e pretendeva da me qualcosa. Era qualcosa che io non volevo dare, era un po' una chiamata all'eroe a cui non volevo rispondere, ma a cui mi sono purtroppo anche sentita obbligata, no? di dare qualcosa. È stato un pezzo di braccio, è stato un pezzo di cuore, a volte anche tutta l'anima intera, ma grazie a Dio la scrittura mi aiuta, no? A canalizzare tutto questo. L'attivismo appunto è molto difficile e spesso mi ritrovo nel momento in cui parlo e c'è qualcuno che mi ascolta, mi ritrovo con qualcuno che mi dice puntualmente: vabbè, Esperanza, però se sei pessimista, devi pensare che i figli dei tuoi figli comunque vivranno una società migliore di questa, però alla fine qualcosa sta cambiando, però dai, cioè comunque ci sono state delle manifestazioni. E allora io ricevo queste cose che ovviamente sono reali, sono tangibili, però io faccio sempre una domanda. La mia domanda è: in un'Italia come quella del 2021, tu li leggi i giornali?
la guardi la televisione, li leggi i libri di scuola, vai nelle librerie e guardi cosa c'è negli scaffali delle librerie, guardi chi c'è dentro le redazioni dei giornali, li guardi i film. Perché quando io l'ho fatto, e l'ho fatto per tutta la vita, continuo a farlo, io mi sono resa conto che non ci sono. Ancora oggi, nel 2021, io non esisto. E non esisto come persona nera. Non esisto come persona nera che scrive, come persona nera che ha dei sogni, delle ambizioni, che ha un passato, una storia, un vissuto, che ha imparato delle cose, che ha fatto delle amicizie, che si è innamorata, che vuole diventare grande, che vuole essere adulta, che vuole essere riconosciuta come adulta. Io non esisto. E per quanto ovviamente c'è da sottolineare che internet abbia fatto un lavoro straordinario, grazie a internet io ho scoperto tantissime realtà che arrivano da fuori, che arrivano da un altro mondo, che arrivano dall'altra parte dell'oceano, ecco, qua in questo paese, il nostro paese, la strada è ancora lunga. Una delle cose che ho sempre imparato, che mi hanno sempre appunto ripetuto, è che in Italia se non finisci sulle prime pagine del giornale, se non finisci in televisione, non sei nessuno. Non sei diventato niente, nessuno ti riconosce, no, come personaggio pubblico. E quindi automaticamente non esisti. Non hai svoltato, non hai fatto niente di che, non hai fatto il grande salto. Però, ecco, io già da quando ero piccola io volevo fare il mio grande salto personale. Il mio grande salto personale era quello di diventare una scrittrice. Una scrittrice. Poi nel momento in cui ho cominciato a dirla ad alta voce questa cosa, tutti mi sottolineavano e mi dicevano sì, però una scrittrice nera. E allora quando ero piccola dicevo sì, io da grande diventerò la grande scrittrice nera italiana. E mi rendevo conto che le persone mi avevano già addossato addosso, messo addosso delle parole che per me erano superflue, perché io volevo solamente scrivere. E questa cosa appunto si è ripetuta. E questa assenza, no? Questa mia mancanza che ancora ad oggi purtroppo vedo o che vedo utilizzata, no? In una maniera abbastanza discutibile, continua a farmi ripetere nella testa, io non ci sono. Io non c'ero e io non ci sono. Non ci sono in TV, non ci sono nelle riviste, nei dibattiti, nelle stanze, nelle chiese, a scuola. Non ci sono i ragazzi di seconda generazione, non ci sono donne del sud-est asiatico, non ci sono uomini dell'est Europa, madri bianche con figli di coppie miste, famiglie composte da più culture, più religioni, più lingue, famiglie con genitori afrodiscendenti, imprenditori di origine somala, chef italo-albanesi, giornalisti, madrelingua araba o con genitori peruviani o con tratti africani. Queste realtà, che vi assicuro esistono, tutte queste realtà che ho citato esistono, le conosco personalmente, non vengono considerate. E questa cosa mi fa troppo male, mi fa troppa rabbia per non poterla raccontare, no? Per non poterla dire, ripetere, ribadire fin quando non sarà normale. Io non lo so quando sarà normale, però è sempre molto difficile aprire un giornale, accendere la televisione e rendermi conto che tutto quello che c'è, tutto quello che viene creato, tutto quello che viene pubblicizzato non è mai pensato perché io stia lì a guardare la televisione, perché io stia lì a leggere quel giornale. E quindi non esisto neanche nella mente di chi crea queste cose. Non esisto neanche lontanamente come target, come idea di persona che può comprare, come idea di persona che può essere interessata. E questo mi fa sentire esclusa. E l'esclusione ovviamente è una fonte di rabbia. Sono cresciuta quindi con questa consapevolezza, no? Che tutto quello che veniva proposto dalla comunicazione, dall'informazione non mi riguardasse. Proprio ieri mi trovavo a fare il dopo scuola con una bambina di origine marocchina che ha voluto anche sottolinearmi quanto lei fosse sia marocchina che italiana. A un certo punto stavamo parlando di cosa avrebbe voluto fare con una certa quantità di soldi e io le ho detto, vabbè, puoi andare a teatro. E lei mi fa, no, io a teatro non ci vado. Io guardo questa bambina che aveva avuto 9-10 anni e dice perché a teatro non ci va? Non ci vai? E lei mi fa perché noi a teatro non ci andiamo, la mia famiglia non ci può andare a teatro. E io di fronte a una frase del genere ci sono rimasta molto male, ci sono rimasta molto molto ferita e molto delusa. E quindi forse
E questo è il pensiero, no? Il pensiero che mi smuove continuamente, che mi fa dire com'è possibile, no? Che 21 anni dopo le cose siano ancora così. Com'è possibile che se per me guardare la pubblicità era un moto di desiderio, era la possibilità, la voglia di desiderare quel giocattolo, come quel cibo, quella pietanza specifica, per qualcuno ad oggi, 21 anni dopo, è assolutamente impossibile poter desiderare una cosa semplice come poter andare a teatro. È una cosa che fa riflettere, spero ovviamente che possa far riflettere anche voi, perché non si chiede la luna, ma si chiede la possibilità di poter utilizzare, di poter avere a nostra disposizione dei verbi semplici che poi rappresentano le azioni più importanti, come leggere, mangiare, studiare, chiamare, amare, festeggiare e guarire. Vogliamo poter usare queste parole e vogliamo poterle usare con la dignità, e non essendo usati, e non essendo messi lì così all'interno delle pubblicità solo perché in questo periodo si parla di questo, solo perché è morta una persona dall'altra parte dell'oceano, solo perché c'è questa attenzione così grande, così concentrata. È un atto di coraggio, un atto di forza. E questo mi ha portato di nuovo, mi ha riportato alla risposta che mi diede mio padre il giorno in cui gli chiesi perché, perché aveva fatto leggere il giornale dal fondo. Lui mi disse questa cosa, mi dice: lo faccio per poter leggere in un modo diverso, quindi guardare le notizie in un modo diverso e magari riuscire a trovare qualche errore. Era abbastanza filosofico mio padre nelle sue risposte, ma questa cosa mi ha molto segnato, me la porto, no? Appiccicata da qualche parte nel cuore. E oggi, appunto, a distanza di qualche anno, ho capito che la frustrazione, questo senso di solitudine che mi hanno dato e continuano a darmi le televisioni e i giornali, non possono assolutamente rimanere lì a marcire, rimanere lì da parte, e non posso non parlarne, non posso con la voce che ho, con le parole che ho a disposizione, non cercare di trasformarle in qualcosa di propositivo, no? Di qualcosa in cui nella collettività si può trasformare. E non ho risposte, ovviamente, ho delle domande, però forse una delle cose che voglio dire, no? È che io ci sono, noi ci siamo, esistiamo e possiamo costruire delle risposte insieme, perché poi in queste occasioni è sempre il rischio grande quello di creare dei muri, creare delle separazioni, invece no, invece me e tantissime altre persone ci mettiamo qui a disposizione per poter costruire qualcosa. E per concludere, se proprio devo dare un allenamento possibile, che non è una cosa pratica, non c'è bisogno di scriverla, per me è proprio una questione che parte dallo sguardo. Guardarsi attorno, guardare le stanze che abitiamo, guardare i posti che viviamo, le amicizie che abbiamo, e provate a guardare già a partire da questa stanza quante persone non bianche ci sono. Io sono l'unica persona non bianca di questa stanza. Provate a farvi questa domanda quando tornate in ufficio, quando tornate a casa, quando uscite con i vostri amici, quando guardate, non so, i vostri parenti, gli amici dei vostri figli. Provate a farvi questa domanda, e quando trovate una risposta, quando rimanete sorpresi rispetto a questa cosa, ecco, pensate che da lì, proprio da lì, forse le cose possono cominciare a cambiare.